18 marzo 1978. Otto colpi di pistola uccidono a Milano Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci. I due giovani sono conosciuti nel centro sociale di Leoncavallo, che frequentavano assiduamente, come Fausto e Iaio. L'omicidio è rivendicato dal gruppo neofascista dei NAR. Dopo una lunga vicenda processuale, il caso di Fausto e Iaio sarà archiviato. Le prove a carico degli estremisti di destra Massimo Carminati, Claudio Bracci e Mario Corsi non sono considerate sufficienti.